Salve a tutti amici, questo sarà un video review in cui vi parlerò di un libro di un mio amico. E il libro in questione è Il delirio di Asmodeo di Francesco Simioli di Ripostes Edizioni. Le pagine sono 63. Si vede? Ho conosciuto Francesco su Facebook e già virtualmente aveva avuto come il presentimento di trovarmi di fronte a una bella persona. Successivamente poi ho avuto il piacere e il modo di conoscerlo anche da vicino e questa mia sensazione si è fatta certezza. Prima ancora che uscisse Il delirio di Asmodeo, ci siamo trovati spesso a parlarne io e Francesco e lui mi ha detto: "Guarda, non lo so perché l'ho scritto, è stata come una rivelazione, come un'illuminazione e questa sensazione di illuminazione e di rivelazione, è propria anche di chi legge." Diciamo che parlarvi di questo libro in meno di 10 minuti secondo me è una follia, però cercherò di farvi una review breve, sintetica, ma comunque ricca di contenuti senza ovviamente svelare troppo della trama. Il delirio di Asmodeo è un racconto poetico e come racconto poetico è proprio la poetica stessa, lo stile di Francesco Simioli che colpisce e che ci porta ad assimilare la trama sotto forma, insomma, di poesia, di arte stessa. E questa sua poetica che a me ha colpito tantissimo, l'ho ritrovata anche in altre opere che io, sempre sue, che ho avuto piacere insomma, di leggere e ti immerge in pratica in questo suo mondo ricco di passioni, emozioni e sentimenti forti. E questa musicalità dei suoi versi è proprio come una chiara sinfonia dell'anima di Francesco stesso ed è davvero, davvero molto ammirabile e secondo me inimitabile il suo stile. Per quanto riguarda la trama, ci troviamo di fronte a dei personaggi molto particolari. Come dicevo poc'anzi, non ci tengo a svelarvi molto della trama, voglio farvi un quadro generale di due personaggi in particolare, di Asmodeo che è il protagonista e come potete notare voi stessi ha un nome molto particolare che ci riconduce direttamente alla religione cattolica, nonché alla Bibbia, Asmodeo, ma all'interno di questo racconto il personaggio non impersonifica, diciamo, lo stesso della Bibbia, ma è frutto di una relazione, cioè nasce da una relazione molto scandalosa tra un uomo di chiesa e una donna comune. Nasce ermafrodite e viene allevato da una setta che lo inneggia anticristo. Asmodeo, il delirio di Asmodeo. Nel suo delirio, questo personaggio si ritrova davanti ad un enorme enigma che è proprio di tutta la vita dell'uomo e della civiltà stessa, che è proprio della storia. Questo confronto tra bene e male. Lui conosce il male, ma più che conoscere il male, è educato a provare odio e quindi al male stesso. Solo successivamente, attraverso le esperienze della vita, attraverso la vita stessa, verrà incontro a questo male il bene. E allora è lì che succede, insomma, che si hanno un po' di problemi, che il personaggio da statico diventa dinamico. È un po' come se noi pensiamo alla vita in generale, alla nostra quotidianità. E c'è chiara l'idea che il bene senza il male non può esistere, il male senza il bene non può esistere. E vengono generati da questa consapevolezza due sentimenti fortissimi che sono l'odio e l'amore, e sono gli stessi che verranno provati anche da Asmodeo stesso. Quindi attenzione, in quest'opera c'è un filo sottile, un filo sottilissimo che va a separare l'illusione, il sogno, da
quella che è la realtà stessa, la realtà di una vita quotidiana. Quindi è tutta una sorta di metafora che mette in relazione buio e luce, ma questa metafora, questa sorta di astrattismo, è qualcosa di reale, qualcosa che è tangibile da ognuno di noi. Nel momento in cui ci troviamo a leggere questo racconto poetico, ci troviamo di fronte a qualcosa di profondo, di immenso, che non si può descrivere soltanto a parole, perché chi legge si fa una propria considerazione di tutto ciò che è la trama, di tutto ciò che è la poetica, di tutto ciò che è l'arte di Francesco Simeoli. In contrapposizione a questo buio, a questo male che è Asmodeo, ritroviamo una figura femminile che è impersonificata da Lucifera. Ecco, un altro nome particolare, un altro nome che ci riconduce alla Bibbia, a Lucifero, ma in questo caso non ci troviamo di fronte ad un personaggio inteso come diavolo, non è un demonio Lucifera, anzi è una donna che ha un'anima luminosa. E questa figura particolare di donna, vista un po' all'amor cortese, elevata e santificata, è un'idea, propria di, molte delle opere di, Francesco Simeoli, che, come dicevo prima, ho letto con piacere e insomma, ti danno questa emozione, questa sensazione, di questa donna angelicata in un certo senso. Inoltre, per quanto riguarda questo libro, ci sono delle considerazioni, proprie della Bibbia, cioè delle citazioni, e quindi io l'ho vista come una sorta di denuncia, se vogliamo, ad una vita quotidiana che ci fa conoscere soltanto il male, ma che se noi poi svoltiamo anche soltanto l'angolo e apriamo gli occhi, riusciamo a cogliere della vita anche il bene, perché il bene è un fondamento della nostra fortezza quotidiana. E anche all'interno della religione c'è questo oscuritismo, se vogliamo, del male che va a coprire il bene. E quindi è palese ritrovare all'interno di questo libro questa sorta di denuncia. Io ringrazio Francesco per avermene fatto dono di questo libro, che avrei comprato comunque perché io sono sincera, non perché sono un'autrice e devo parlare male di un altro, di un collega, diciamo, di un altro scrittore. Io quando ho letto, ancora prima di leggere questo, ho letto le altre opere di Francesco e mi sono appassionata al suo stile, al suo modo di scrivere. Quindi ero curiosa di poterlo leggere e vi posso dire che non mi ha deluso. Non mi ha deluso, io vi consiglio di leggerlo e di apprezzare anche voi, insomma, la bravura di questo scrittore. Nel box informazioni vi metterò tutti i link utili per acquistare, se vorrete, il Delirio di Asmodeo e o per saperne di più. Non vi ho detto quanto costa, 8 euro, quindi non è una grandissima cifra. E siccome me ne ha fatto dono, e lo ringrazio nuovamente, mi ha fatto anche la dedica, bellissima questa dedica che io ci tengo a leggervi. A Sonia Sodano, cuore di poetessa, ali di una musa che si posa sui petali dell'anima, con affetto, Francesco Simeoli. Grazie Francesco per l'emozione che mi hai dato. Ringrazio tutti voi per l'ascolto, cioè per l'attenzione a questo video. Spero di non avervi annoiato e spero di avervi incuriosito e di avervi portato a desiderare di leggere questo libro. Un bacione da Sonia Sodano è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao, namaste!